Ehi, rieccomi qua, sono Inazuma Eleven Ghost Riders 2013, continuiamo ancora con i tornei, ragazzi. Io non credo che riuscirò mai a finirli per quest'anno. Ci proverò. Potrei anche lasciarmeli tutti, ma non li giocherei poi come vorrei. Anche perché, sinceramente, che importa come li giochi, li giochi. L'importante è che li giochi come vuoi. Dunque, la scorsa volta abbiamo fatto il sesto torneo. Qua ci sono problemi grafici, non mi importa. Ma oggi torneo Ogre, avremo anche la squadra 0, il team 0 e i distruttori. Poi un torneo base, sembra. E poi questo. Quindi oggi Ogre 0 e distruttori. Cominciamo. I giocatori sono gli stessi dell'altra volta, perché non ho avuto modo di cambiare giocatori. Non, proprio non l'ho acceso per niente il gioco. E vado così. Loro tre sono la triade per fare il grande fuoco. E intendo provare a farlo anche stavolta. I difensori potrei cambiare effettivamente lui e mettere qualcun altro. Ma è forte. Nathan pure mi piace. Lui dovrebbe stare in attacco o centrocampo quantomeno. Comunque per questa partita metterò Darren, perché non ci sono spiriti guerrieri ai quali parare. Terrò Darren anche per la prossima partita, dove ci sono effettivamente sì spiriti guerrieri, però sono meno prepotenti di quelli dei distruttori. Per i distruttori rimetterò effettivamente il fidato Quentin. Vedremo se ce la farà a parare i tiri dei distruttori, perché Darren ce la fa effettivamente a parare gli spiriti guerrieri. Potrebbe essere considerato uno dei migliori portieri del gioco, a dire il vero. Non ne sono proprio tanto sicuro, però potrebbe anche essere. Iniziamo, insomma, con qualche tiretto. Tra l'altro, ragazzi, per quanto riguarda Captain Tsubasa, che lo porterò, mi manca veramente solo la finale da registrare. Mi sono fatto un rush la scorsa volta di tutti gli episodi che mi mancavano. Mi manca solo la finalissima. E purtroppo ad alcuni non è piaciuto come l'ho portato, perché tiro da centrocampo e mi hanno detto non è così che dovresti giocare. Vabbè, oramai l'ho fatto. Amen. E è vero che non ho fatto le missioni affinità con alcuni personaggi per sbloccare tecniche, questo è vero. Mi pare che l'ho detto anche nel penultimo video, nella semifinale. Mi pare di averlo detto che non ho fatto le missioni affinità. Cercherò di farle prima di effettivamente di finire la serie, perché poi ci sarebbe la partita contro il Brasile. Quindi in teoria, come la penso io, dovrei essere in grado di fare la finale, fare alcuni episodi, scegliere gli episodi quando poi finisci la modalità New Hero e fare delle missioni affinità per poi giocare contro il Brasile, che il Brasile è l'ultima squadra proprio. Una squadra segreta, diciamo. Sì, vabbè, quanto ha vibrato il controller qui. Cosa? Ehi, ehi! Ma che fa? Ma insomma... Ha fatto un tiro... Chi era? Com'è che si chiama? C'è un nome strano quello. Ancora? Stai buono. Callus, ecco. Mo. In italiano non lo so se è Callus. Comunque, nome particolare. Dov'è un giocatore carico? Eccolo. Aiuto, Bash Laser, aiuto. Ehi, eccolo, illusionista, caraglia. Poi c'è uno che si è lamentato di come doppio giocatori. Non sono doppiatore, quindi non so che dirti, amico mio. Mi dispiace. Io non è che ridoppio, io cerco di leggere con un minimo di enfasi variando la voce. Perché se no in giapponese ci passa mezz'ora prima che finiscono a leggere. Comunque io l'ho portata come volevo portarla, giocandolo per quello che è. Un picchiaduro mascherato da calcio, effettivamente. Non è che non mi piacesse portarlo, perché se non mi fosse piaciuto Captain Tsubasa proprio a monte, non avrei neanche comprato il gioco. Perché io sapevo che quel gioco non avrebbe avuto minimo di successo sul canale o in generale nel mondo, e si è visto, infatti non ha avuto successo per niente.
però mi piace Captain Tsubasa. Non l'ho approfondito tanto come in Azuma Eleven, perché in Azuma Eleven davvero mi ci sono sfasciato davvero tanto. Però mi è piaciuto comunque portarlo. L'ho portato magari un po' alla leggera, diciamo. Diciamo che l'ho portato tanto per portarlo, ecco. Non è che l'ho approfondito davvero tanto. Però in Azuma Eleven perché lo conosco meglio? Perché era un gioco per Nintendo DS, una console che ho amato alla follia, con un parco titoli allucinante. Unito al fatto che non giocavo tantissimo, giocavo solo in Azuma Eleven per un periodo, e i giochi li ho rigiocati 3-4 volte ciascuno, quindi li conosco a memoria. Comunque ragazzi, la partita contro gli ogre non è facile come le altre, eh. Mi hanno parato qualche tiro, ne ho fatti solo 2 di gol, ma punto più che altro a giocarmela, almeno mi passa prima il tempo, perché se io faccio 7 gol tutti quanti di fila, sembra che il tempo non passi mai. Invece se me la gioco, a parte che qua devo arrivare per... Sì, vabbè, però anche tu te lo finisci proprio lì davanti. Mannaggia. Dicevo, non è che cerco di arrivare a tutti i costi in area, però almeno se arrivo in area è più facile segnare. Eccolo, San. Hopla. Oh, lui devo vedere il tiro, se ha il tiro speciale, perché non ci ho fatto caso. Infatti non ho giocato per niente dalla scorsa volta e dovevo controllarlo prima. Oddio, potrei controllarlo anche adesso, veramente, eh? Non è un problema. Oh, hanno messo il Burning, bravi. Bushin Jutsu. Beh, Bushin Defense, però Bushin no Jutsu, tecnica della moltiplicazione. Poi Bushin dovrebbe essere... sì, moltiplicazione. Vorrei provare a segnare con il mitico... Eccolo! Grande fuoco! È un po' lontano, però quindi in Azuma Eleven purtroppo, dopo tot secondi, forse 5, non 7 come ho detto l'altra volta, la tecnica, niente, queste combinate si disfano. Quindi dovresti cercare di avvicinarti il più possibile. I giocatori si agganciano anche se tu ti avvicini e poi ti allontani un po'. I giocatori si agganciano. Quindi dovresti riuscire ad arrivare in area tranquillamente. Darren non si è scomodato minimamente nel primo tempo. Vediamo se nel secondo riusciranno ad arrivare alla porta con una tecnica, perché sono arrivati 2 volte o 3 senza. Eccola. No, l'ha tolto! Perché l'hai tolto, San? Cercavo i compagni per fare il ariete micidiale. Come lo chiamano? Come lo chiamano? Non lo so come lo chiamano in italiano. Io, ragazzi, non li so tutti quanti i nomi italiani. È che alcune tecniche non le ho mai viste in italiano davvero. E se le ho viste una volta o due non me le ricordo, perché quelle giapponesi le ho viste 14.000 volte in più rispetto a quelle italiane. Beh, capite che il problema sta alla base, oltre ad avere una memoria pessima. Corri, corri, Johnny. Johnny, corri. Johnny, be good. Eccolo. Sean Frostick. No, che delusione. Gravity Asian. Ah. Ikuyo. No. No, Ikuyo no. Vabbè. Quando lei è comodo, signor capelli a spazzola, punta. Vabbè, insomma. Quando è comodo lei. Con lui ho solo 3, non ho nessun tiro combinato. Provo dalla distanzissima. Ma anche perché c'era il piccoletto lì davanti che mi bloccava sicuro. E lui che cosa fa? Esagerato. Esagerato, high voltage. Come si dice? Il tipo. Vento contro montagna? High voltage? High voltage. Tra l'altro è uscito l'album ventennale di Linkin Park, Hybrid Theory, stupendo.
insieme a Meteora, i miei due album preferiti. Oddio, anche Project Revolution è carino. Oddio, Linkin Park, sinceramente, anche le demo ho ascoltato e si riconfermano la mia band new metal preferita. Quando andavo alle superiori, ragazzi, ascoltavo solo Linkin Park a ripetizione. Li ho scoperti nel 2004, grazie ai video di Dragon Ball, ovviamente. E da lì li ho sempre amati. Allora, provo col 2. Provo a parlare col livello 2. Non dovrebbe entrare, perché è un livello 2 anche lui. E infatti sì. Comunque, dicevo, Linkin Park, mia band preferita del liceo. Liceo superiore, chiamatelo come volete. Aia, aia, aia. Eccolo, per una mano. Vai, 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 vai. Cross! Interspaziale! Oh! Vai, lo faccio. Anche se non serve, lo faccio. Proprio per spizio. Oh, oh, no, 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 no. No, 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 no. Ok, ora sì, perfetto. Ah no, il mouse! Non è una novità o un segreto che io giochi col mouse, con il computer, voglio dire, a Strikers 2013, perché, beh, non ho Wii giapponese, non intendo comprarla e spenderci una barca di soldi per Strikers 2013, ma il gioco sì. Perché il gioco da solo costa. Ma se trovi l'idiota che non ha la custodia, non giapponese ovviamente, perché i giapponesi sono maniacali per queste cose, senza custodia lo trovi anche a due spicci, ve lo dico proprio chiaro e tondo. Certo, con la custodia è tutt'altra cosa, ma avere Inazuma Eleven con, diciamo, con custodia e tutto, è più che altro per collezionismo. Perché quella cosa delle ROM, che devi avere il gioco originale e puoi tenerle, non è vera. La ROM è sempre illegale, che tu abbia il gioco o no. Perché se tu hai il gioco originale, a che serve allora la ROM? Scusami. Anche fosse, no, mo, ti vuoi avere la ROM a tutti i costi, è comunque illegale. Non era una credenza del 2007-2008 che avere la ROM e il gioco, che avere il gioco e avere la ROM fosse accettabile. In realtà no, non puoi avere la ROM, comunque è sempre illegale. Poi ci sarebbe un discorso da aprire di ROM e quant'altro, ma... Però c'ha quegli occhialini, il portiere della Ogre, quegli occhialini tutti particolari... Oh, aiuto! Quegli occhialini, no? Forte. Ah, l'avevo attivata io? No, volevo caricare il tiro rapido perché è finito oramai. Siamo, era un po' che eravamo in overtime. Prima partita superata tranquillamente 4-0, proprio sciallissima. Allora, rimettiamo lui al posto. San mi piace tantissimo, al posto suo. Mettiamo lui. Posto suo. San, ragazzi, è davvero davvero bello come giocatore. Molto forte. Piroto qui, no, Jude lo mettiamo un pochino qua dietro, che in attacco non mi serve. Darren ancora in porta. Ci credo in Darren. Comunque, ragazzi, sto vedendo gli FPS. Nella schermata di caricamento vanno a 60. Anche nella schermata di selezione. Durante il gioco 30, proprio fissi. Perché non è programmato ovviamente per girare a 60. Anche se a quell'epoca... poco più di 60 ci arrivavano alcuni giochi. Non l'ho toccato, non ho mosso nulla. Ora sì. Io stavo fermo, così stavo fermo, proprio immobile. E si è attivata. No, avevo le scintille dietro. Cattivo, con quei capelli. Ha fatto da solo. Cioè, no, vabbè, no, dai. Ecco. Vediamo se ora va. Ma perché? Chi te l'ha detto?
Può anche essere che si fosse sfasato, eh. Perciò riproviamoci. No, perché ti rovina la partita praticamente. Nota, c'è qualche tasto incastrato, non lo so. Voglio provare a giocare alla vecchia maniera, che si gioca malissimo così. Non lo so. Sto giocando in modalità senza Nunchaku. A parte questo pure, Nunchaku è una sottomarca. Allora, con meno addirittura. Cavolo, quanto è diverso, raga. Boh, vabbè. No, no, non ci sto capendo niente. Non mi ricordo per niente come si gioca con il controller in questa maniera. Proviamo a pararla. No, proprio da solo va. Ho il controller sfasato, tipo. Boh. No, forse. Non penso, però, boh. Strano. Non so, ragazzi, questa seconda partita il controller ha deciso di fare come gli pare a lui. Quindi sta andando molto male. Però intanto un gol l'ho portato a casa. Poi ci riproviamo, continuiamo ad andare. Praticamente 5 minuti che sto scommattendo col controller perché fa come si pare. Beh, non è che così possiamo fare molto poi, eh. Ok, questa ci serviva proprio. Boh. Non lo so, forse. Cioè. L'ha attivato ancora da solo. Provo a fare una cosa. Questa qui la continuo a giocare così. Se anche la prossima mi fa lo stesso problema, cerco di finirla in qualche maniera e poi spengo e rifaccio partire Dolphin e vediamo se. Se va. O se è un problema che persiste. Anche se sarebbe più giusto provare a ripartire da adesso, perché se arrivo alla terza e perdo. Insomma, la formazione per il secondo tempo vado così. Vai. Ci provo comunque a fare gol. Anche se in queste condizioni è impossibile. Non so, dovrei trovare un giocatore che abbia solo tecniche di tiro, ma non ce l'ho. Arrivato a questo punto della storia. No, si è tirato indietro all'ultimo. Ma da qui davanti mi tira questo, stoccata del balista, vabbè, sì. Però non ci spreco nessun punto. Ma anche fa gol, è inutile. Non sprecare punti. Cioè, dipende. Però, Darren è, vabbè, Darren. Lasciamo perdere, Darren, insuperabile. Bene, meno male, ce l'ho fatta. Non lo so, ragazzi, o si è buggato il gioco. Cosa che non ritengo probabile. Spero però che sia il gioco in realtà, perché se è il controller è peggio. Mi tocca tornare a quello scrauso di sottomarca. Che con Wii U funziona bene, ma con Dolphin Zero, quello originale sì, ma l'altro no. Se è il controller o ne trovo uno originale a poco anche. Vedi, poi non dura nulla. Cioè, si disattiva da solo. Si attiva da solo e si disattiva da solo anche. Voglio provare a fare una cosa. Provo ad attivarlo io. Magari lo attivo e si disattiva l'attivazione automatica. Perché non ho toccato nessuna impostazione. Non credo neanche esista un'impostazione per attivarlo automaticamente. Non credo esista. Mettemi ser. Vai, Darren!
no, yeah! Non me l'ha fatto, non me l'ha fatto, non me l'ha fatto! Non me l'ha fatto stavolta! Forse si è aggiustato! Ci spero! Uruf leggendo! Oh, urra! Di prepotenza! Chi è? Sapento Fang! To, rompiamo le ste zanne allora! E andiamo, let's go! Let's go, ragazzi! Shiai Saikai des? Lo dico io, Shiai Saikai des. Bon. Bon this way. No, è tornato. Perché mi vuoi far credere che sia una cosa, poi invece non è? Sono triste, ragazzi. Questo è un video triste. Di un uomo triste. Però non l'ha fatto lì. No, beta maledetta! È una beta. È giusto che ci siano dei bug, è una beta. Da solo però è andata bene. È andata abbastanza bene. Vabbè, Claymore l'abbiamo visto 10.000 volte la tecnica. No! No! Così! Così mi piaci! Così devi andare. Breve storia triste. Non lo so. Vedrò poi. Vedremo la prossima partita. Davanti alla porta. Io lo spalmo qui. Al portiere sul naso. Lo taglio a metà. Stanghete. Bagulet Screw. No, questo è Screw. Avvitamento. Cacciavite. Screwdriver. Provi di Screwdriver, no? Sì. Giravite in realtà, no? Però driver è anche un modo, no? Per tecnica. Guidatore. Guida della vite. Insomma, si può fare un gioco di parole con una tecnica, no? Sarebbe bello inventarsene una. Questa qua, la spada di Satana? Cos'è? Oibo! Questa è la mano di Satana, invece. Maho, re demone. Penso che Satana... Tradotto letteralmente Mao, proprio demone, re demone, e venga Satana. Però Satana io l'ho letto anche come Satan in inglese, no? I giapponesi sono strani quando... Ma forse quando fanno delle opere che fanno tipo un adattamento, no? Tipo c'è un nemico, lo chiamano Satana, Satan, tipo Mr. Satan, no? Però è più per scherzare piuttosto che riferirsi a quell'entità in maniera invano, diciamo, no? Poi a parte i giapponesi sono 90% tra buddisti e shintoisti, poi ci sono ovviamente sempre la parte cristiana, cattolica, quella che segue un altro tipo di religione, c'è sempre, ragazzi. Però vabbè, è orientale, hanno delle derivazioni anche da altri paesi, quindi. Però l'architettura, ragazzi, devo ammettere che è affascinante. Perché io quando ero più giovane, diciamo, che mi stavo appassionando proprio in maniera malsana, diciamo, a manga, anime, videogiochi. Videogiochi no, perché li ho sempre adorati, però mi stavo appassionando in maniera morbosa a manga e anime. Volevo andare in Giappone per appunto vedere gli store pieni di questi gadget anche promozionali di manga e quant'altro. Però crescendo poi diciamo che mi sono disintossicato e ora vorrei andare in Giappone non per manga e anime, ma per vedere l'architettura dei templi, che sono fantastici. Poi indipendentemente dalla vostra religione, sono belli da visitare. Non è che dovete andare lì, fare per forza l'offerta e chiedere, fare la preghiera a Buddha o quant'altro. È bello vedere l'architettura dei templi, i tori, non i tori, gli animali, ma i tori
quelli che vediamo spesso, no? Anche negli anime, proprio tanto per restare in tema, no? Però insomma, andando avanti, siamo arrivati alla partita finale e con anche i problemi del controller, però ce l'abbiamo fatta. Mettiamo lui al posto di Kido, lui al posto di Suo. Lui lo mettiamo qui, a te ti porto qui, tu te ne vai qui, tu vai invece qui. Facciamola così. Vorrei mettere Darren a dire il vero, però ho paura di Flora. O Fran, se preferite. A te ti metto più qui. Così. Tu stai bene. Vorrei cambiare anche formazione. Vorrei fare una punta a due, però col centrocampista che sale. I giocatori sono tutti quanti contenti, tranne lui che è un po' scarico, quindi anche Darren. Oh, perfetto. Allora ho fatto bene a mettere Quentin. Quentin è contento, quindi parerà bene. Dovrei aumentargli anche il fisico, no? Per renderlo più tosto. Tutte le statistiche andrebbero aumentate a tutti i giocatori. Per fare una cosa equa. Lost Field Stadium contro i Destroyer. Destructors. Destructures. Distruttori. Inazuma Eleven 2, quando affrontai i distruttori, non me lo aspettavo minimamente che ci fossero loro. Sapevo che c'era un extra contro la squadra segreta di Wolfram o Desmodus, ma non mi aspettavo i distruttori. È stata una sorpresa piacevole. Vediamo un po' se si è aggiustato qui il tutto, oppure se è rimasto ancora. No, è rimasto uguale. Proverò ad andare avanti in questa maniera, a vincere questa partita in questa bruttissima maniera, cercando anche di segnare. Possibilmente. No, così non ce la facciamo. Ok, dai, ci provo. È già carico il tiro. Perfetto, perfetto. Se riusciamo a segnare è fatta. Oppla. Oh, portierone non me lo ricordavo. Un bambolotto. Ciccio bello imbottito, porca miseria. Guardalo, guardalo. Guarda il bello. Ah, pensavo la sparasse. Quanto vola! Quanto vola! No! Livello 3, no! Aiuto! Ah, però cos'è? Aspetta. Aspetta, non è un guerriero, uno spirito. Posso provare a pararla con il livello 2. Si va un po' in contrasto, eh. Mossa di livello 3 contro parata di livello 2. Ma Quentin. Mamma mia! Bravo, portiere! E poi sta in salute, invece Darren era un po' giù. Aiuto! Lui livello 3 al massimo! Ok, ci siamo. Rinkazan! Destroyer, proprio, vedi, è in tema. No, no, niente buco scintillante. Vai, gol! Golasso! Alrighty! Questo ragazzi mi piace come giocatore, eh. Qui, su Chrono Stones non lo so. Non l'ho mai provato. Non ho mai fatto una vera squadra su Chrono Stones. No, devi tirare! Dannazione! No, perché mi fai questo? Ti ho trattato male per caso, maledetto! Ora fallo, ora fallo! Non l'hai fatto! Perché non lo fai? Mi vuole male. Cosa ridi, cornuta? Letteralmente, perché c'aveva le corna. Ho paura. Voglio tirare. Shinkuma! Ma questa è over abusata. Però ne abusavo anch'io sul 3. È una mossa fortissima, ragazzi. Specialmente con Archer. È forte come personaggio Archer, se lo sai sfruttare. Certo, come tutti i personaggi, ha i suoi pregi e difetti, eh. Però quella tecnica lì, ragazzi, non si batteva. Scusami? Sì, però Sean, non fare il pezzettino.
L'hai attivato per conto tuo, tienilo attivato. Sì, va bene. Quanto lenta. Fra un po' non ci arrivava in porta. Io mi chiedo se queste tecniche abbiano un range e poi finiscono, oppure se vanno all'infinito. Vorrei poter moddare il campo e farlo lunghissimo, tipo entri in una debug mode dove allunghi il campo quanto vuoi. Lo fai lungo a Holly e Benji. Non Captain Tsubasa, Holly e Benji proprio. E voglio vedere fin dove può spingersi il tiro lungo. Non quello normale, quello lungo perché quello normale, cioè, quello normale. Ma quello lungo? Sì, anche meno, ragazzi, eh. Cioè, avventatevi di meno sul pallone, per favore. Aia. Che poi non lo fa sempre questo scherzetto dell'attivarsi da solo della tecnica. Scemo io. Stavolta ha fatto da solo tutto proprio. Mi sto preoccupando seriamente, ragazzi. Dico sul serio. Lei mi preoccupa invece. Proviamoci. Lei però è forte, raga. Non vorrei rischiarmela. Beh, beh. Ok, giocatore carico. No, devi preparare il tiro. Vabbè, non caricava neanche. Sì, dai, bacettoci. Pure questa fa risatina. Chi si riderà? Ha fatto i gnocchi la madre. E vabbè, tirate. Ma io, la palla però, no, no, altra roba. Quello si chiama pippare. Non lo so più, ragazzi, non lo so. Non si attivano le tecniche o si attivano da sole. Senti, deciditi però, eh. Però, zitto, zitto, cacchio, cacchio. Lo spirito guerriero ancora non si vede. Sto in aria! Sto in aria! Nell'aire! Non puoi colpirmi! Ma cosa ridi? Chi sei? Un signorotto? Ma se quello mi prendeva, partiva davvero la denuncia, eh! Boom! Gian! Mixi trans! Gian! Jean-Hugh! Siccome è sempre carica col Miximax la barra è attiva e disattiva, attiva e disattiva. Non so che cavolo ho combinato con i comandi. Da solo va. Io mo cerco di attivarlo per vedere se si sblocca, se è successo qualcosa. Non lo so, ragazzi. Perché non vorrei buttare le partite. Vedi, mo non ha fatto nulla. Per un pelo ho lasciato proprio nell'istante preciso in cui si è caricata. Perché dico, ok, non si carica, sto davanti al portiere, tiro. È andata benissimo. Di lusso proprio. Non dovrebbe pararla, prima non l'ha parato, no? Bene. Wow. Quindi continuiamo. Il team, l'ho detto, avrei lasciato per tutta la partita Quentin, anche perché per le altre due ho utilizzato Darren. E Darren, non so se non era in forma per questa partita o anche per le altre. Quindi, nel caso era non in forma anche per le altre, ho un po' rischiato. Allora, ho visto che quando cerco di attivare il controller per un contrasto non va. Quindi, il problema è che si è buggato il gioco allora. E spero che sia il gioco. Carica quel maledetto tiro. Bravo. Quindi è il gioco e non il controller, spero. Perché funziona in automatico, ma quando lo faccio io no. Quindi progressi su quello che è successo.
Speriamo che comunque sia dopo proverò in partita per conto mio a vedere. Speriamo che sia il gioco e non il controller. Perché il gioco al limite non è nulla. Si resetta e via. Però, ridendo e scherzando, siamo arrivati alla fine della partita con 4-0. Per fortuna questo problemino non è troppo pesante. Riesci comunque a caricare il tiro prima o poi. Vabbè, finiamola proprio con il top, la parata suprema qui. King Fire. Mi piace poi. Saggio Monarca Bianco è questo. Però Re delle Fiamme. O del Fuoco comunque. Più bello, eh. Parere personale. Finito. Anche questo torneo è andata molto molto bene. Arriviamo così alla premiazione, ragazzi. Oh yeah. Cheese. La scorsa volta ho messo la come miniatura quando viene assegnato il trofeo e non quando fanno la foto. Però stavolta è più bella quando fanno la foto. Non lo so, cambio ogni volta, cambio. Volevo fare una cosa lineare. No? Però vabbè, insomma. Non lo so, ragazzi, non lo so. Vedrò poi in corso d'opera. Comunque, anche questo torneo finisce qui e quindi anche il video. È stata un pochino più dura riuscire a segnare con questo piccolo problemino, ma ragazzi, ci siamo quasi. Non vedo l'ora. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!